Stadio Fatabi di Valfabbrica, per la 32esima giornata si incontrano nel Valfabbrica di Farsa e il Gualdo di Beruato. I primi reduci dalla sconfitta dolorosa di Cannara, i secondi dalla battuta della Resta casalinga contro la capolista Castelrigone. Critica la posizione del Valfabbrica, terz'ultimo in classifica, in crisi i risultati. Il Gualdo, con 39 punti, cerca di uscire definitivamente dalla zona play-out. Prima dell'inizio della gara, un minuto di raccoglimento per la morte della madre di un dirigente ospite. Andiamo con la cronaca. Nel primo quarto di gara non succede praticamente nulla, solo al 25esimo si registra la prima azione della partita. Cross di Fioretti, ma Ramazzotti calcia fuori. Un minuto dopo risponde il Gualdo, junior da 20 metri, para Sollitto in due tempi. Al 35esimo ancora Gualdo in avanti, Romanelli tira, Sollitto si rifugia in angolo. Prova a rispondere il Valfabbrica con Quinti, ma Carletti si salva di piede. Al 41esimo ci prova Mancini da lontano, la palla sfila fuori alla destra di Carletti. In tempo di recupero Ramazzotti si ritrova solo in aria, ma il suo colpo di testa è troppo debole e non crea pericolo all'estremo difensore ospite. Su questa azione si conclude il primo tempo. Andiamo alla seconda frazione di gara. Al sesto, punizione di Giorni, Grilli di testa impegna Carletti in un tuffo spettacolare. Al 17esimo, splendida azione sulla destra di Fioretti che mette in aria un invitante pallone, ma Ramazzotti spreca da pochi passi scheggiando la trasversale. Al 23esimo, espulsione per Torroni per doppia ammonizione dopo aver spintonato Romanelli, reo di non aver calciato la palla fuori con Montanari a terra per crampi. Al 34esimo ancora un clamoroso errore di Ramazzotti che solo davanti a Carletti prova un improbabile pallonetto, ma la sfera termina fuori. 5 minuti dopo, punizione di Venturini per il Valfabbrica, Carletti in tuffo, salva il risultato. Alla fine del secondo tempo si rivede il Gualdo. Al 42esimo è Cannoni che dalla distanza calcia alto. 5 minuti dopo spreca per i gualdesi, prova un tiro al volo con la palla che termina fuori di poco. La gara praticamente termina qui, un pareggio che non serve quasi a nessuno. A 180 minuti al termine, infatti, ancora è tutto in sospeso. Prossimo turno è il Valfabbrica a Narni per sperare, il Gualdo per chiudere definitivamente i conti salvezza. Da Valfabbrica è tutto, Alfonso Barbadoro, linea allo studio.